Ci siamo, buongiorno a tutti, broski e sischi. Qui in prima linea, come sempre. Let's fucking go, bro. Namo. Bella Diego. Grazie per il like. Fra. Buenos dias, muchachone. Come stai? Tutto ok? Siamo pronti per il singolozzi del Monty Python. Scusate se mangio, è la mia colazione. Meglio la polvere. Eravamo io e te. Capitano! Buongiorno Angelo! Come sta? Marco, grazie per like, Preparate l'attrezzatura, manca poco. Ok, baby. Ciao Marti. Grazie per il like, tata, sempre presente. La mia universitaria. La mia studiosa. Sempre presente a mettere like al Monti. Big support. Vedo dei video dove le persone, senza mirare, riescono ad uccidere anche se sono lontani. Ma come fanno? Molto probabilmente quella gente che fa quelle kill lì in hip fire, quindi così, senza mirare, molto probabilmente sono da mouse e tastiera. Perché avendo il mouse, indipendentemente che tu abbia la visione del mirino oppure no, loro guardano il puntatore. Come dovrebbero fare tutti, però da joystick viene più difficile perché hai un pollice, quindi controllare la tua arma che spara senza mirare è mille volte più difficile rispetto a chi è da mouse e tastiera, che loro non interessa se punti col mirino oppure no, loro guardano il puntatore. Poi ci sono dei pad player molto molto bravi che sparano anche loro da lontano senza mirare, però sono molto meno rispetto a chi gioca da pad, da... Scusa, da mouse e tastiera. Chi gioca da mouse e tastiera gli viene naturale. Allora, non ho guardato un cazzo. Ok, noi andremo sempre qua. Via. Via. Ricordo non c'è una soldier, bam, yette. Non voglio cose dentro, non voglio cose che... No, non ho visto qualcosa, pensavo che fossi te. In mezzo a una polvere, di bebe piattiri. Ricordo non c'erano soldi, c'erba a te. Tu, morto, Nemico in 5, arrivo nell'area. 4, 3, 2 e 1. Vabbè, se fai così... Avrei potuto. Oh! Oggi sono... Goliardico. Prego Angelo, figurati, grazie a voi per farmi queste domande che così riesco a rispondere a più persone possibili, perché magari qualcuno si vergogna, è timido, le dà per scontato. Se posso, con certo. Oh no! Mica stavo guardando la cazzo di chat. Questo è uno dei problemi di chi streama, purtroppo a volte capita che mentre si guarda la chat si prende, scusatemi il termine, un mega pisellone. Fabrizio, Ricky, grazie per like, Adam, grazie mille. Concerto alle 9, sempre, Marti, dovresti saperlo. Ormai il Monta è anche un artista. È un rapper. Come stai, Ricky? Tutto ok. Sono le tagliatelle del nonno Monta. Renzo, Fabrizio, grazie per il like. Mamma mia, sempre presenti, raga, la mattina, vi adoro. Grazie mille per il supporto. Mi raccomando, fatelo anche sull'altra piattaforma, eh. Se no, orso bimbo. Devo dire che lo start del primo game è andato assai bene.
dove sono questi polli? Ma come assist? Io tutto bene, Ricky. Tutto ok, bro. Adesso, raga, vi faccio vedere un posticino dove la maggior parte delle volte si può trovare un bel 10k. Appena atterri, 10k di cash. Vediamo se lo troviamo. Farò anche un video perché è uno spot devastante. Quando compare la cassa. Non sempre, però il 50% delle volte compare. Se inizio, se mi sposto, perché dipende anche quanta gente riesco a portare di là, perché sennò è troppo hard. L'anno nuovo. Se mi sposto. Ok, siete pronti a vedere lo spottino? Vediamo se non l'hanno già aperta. Oh! Oh! Guardate qua. Ma l'hanno già aperta, vaffanculo, pezzo di scafandrone. Niente. Sono morto, addio. Vabbè, in quella cassa lì, raga, si trovano 10k. Sempre. Devastante. Ehi, ta 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 ta. Tu. Ehi, ma che chiappe. Ma che fortuna. Hai visto? Mamma. Dobbiamo andare a fightare quello là, raga. C'è poco da fare, eh. Se non è già andato. Ok. Potrebbe essere che sia già. Bah. Moreno, grazie per like, bello. E droppano queste robe. Ma sì. Mamma mia, che schifo. Che lamentarsi, visto, raga, funziona sempre. Ma che armadietto medicinale, ma mi dissocio. Real, bro. Oggi è lunedì, vero? Inizio settimana. Bello tosto. Gente, dove state? Cuccioloni. Io mi dissocio, raga. Quanto vorrei stare a casa per farmi un game. Ci credo, tato. Fino a che ora lavori? Fino a luna? Raga, non... Bottino qui. Oh, va. Mo che do le spalle, guarda come mi vengono subito da dietro, eh. Bella Luke, grazie per like, Federico, grazie anche a te, Paolo, grazie raga per il supporto. Enrico, grazie mille, bello per il like. No, no, affogo. Oh, devo ammettere che sto gioco se ne trova di gente, eh. Fino alle 5, porco 2, fra. So unlucky, bro. Figa, proprio orario standard, classico, dove ti spezza tutta la giornata, minchia, non puoi neanche andare a cagà. Non mollà, bello, non mollà. Tieni duro, sarà ricompensato. C'è pure la taglia, ciò. Pure l'UAV. Ah, ce l'ho a 3. Per di più. Da che devo fare?
Dov'è sto pezzo di scafandro? Dai. Quindi ce n'è uno lì. Io aspetto solo che venga questo. Come un bel camperone. Lo aspetto qua così. Così. Come fanno loro. Io gioco talmente poco che imparo la mappa in Modern Warfare. No, ma come? Fighi. Se uno non gioca tanto a rega, effettivamente, riuscire a impararla è bella tosta. Questa è stradispersiva, immensa, cioè. Raga, cioè, come avete visto, io non posso fare molto, cioè, se la gente... devo camperare, che devo fare? C'ho le armi prese al parco giochi, cioè... Con la taglia 3, cosa cazzo devo fare io? Questo qua starà giù ad aspettare. E io ti aspetto giù. Oh! No. No, no, ho capito dov'è. È qua. Da qualche parte. Questo pezzo di fanghiglia. C'è la taglia, ma quanto dura? 8 anni e mezzo? Scusate, eh. Mamma mia, la taglia mi vuole disossare proprio, già lo so. Mi aspetterà qua finché non scade la taglia. Rimarrà lì sotto e poi quando mi lendo mi distrugge. Classico, raga, 100%. Ma non sono in safe. Ok, raga, sono morto. Ciao. Addio. Oddio. Ah, nella cacca andiamo. Era quello lì col cecchino silenziato, la bestia. Godo come un papa rastafariano alla sua fumata bianca. Icchia, raga, mi servono più cheat così. Alla monta proprio. Godo! Aspetta almeno che finisci taglia e poi ti lanci. Ah, così, Ricky, proprio hardcore invece. Ah, aspetta che posso chiamare una viva. Ormai mi sono lanciato. Monta morto tra 5, 4, 3, 2. Shit, bro. Niente, raga. Mi prendi per il culo? Che ha detto? No, cambia! Questa voglio, via, via, scappa! Vai! E odio sociale! Mamma mia, raga, che... Che... Schifo, ve lo giuro. Stavolta ha vinto il ma ci rifaremo. Odio questo gioco. Ti vorrei cacare sopra! Porco schifo. Niente, raga, mi hanno tirato una cazziata e sono volato. Allora, calma. Direi che questa partita non ha fatto schifo. Di più del di più. Cioè, raga, o si gioca più di uno, perché sennò in singolo vi giuro che è di una tristezza. Una tristezza.
Perché non fai terzetti e facciamo riempimento? Fra, perché la gente o è incumpa tra di loro e quindi poi se ne vanno per i cazzi loro in zone sperdute del mondo. Cioè, posso provare, ma. Poi la gente si allea in questo terzetti sfrenato, Enrico. Cioè, già sono da solo. Se poi mi trovo contro un team di 6 persone, cioè. Chapeau. Onfra! Salvatore Marcello, il mio Darakos. Buongiorno, rega. Grazie mille per il like. Circondice, bam, yete. Mettene pozzi dentro. Non voletto schermo. Ma con noi, bro. No, no, fra. Gioco solo con i sabbio. Perché sennò poi quelli che pagano per giocare e non giocano. Poi sai cosa succede, Enrico? Come è successo tempo fa, che poi la gente mi segue solo per giocare con me. E questa cosa non mi sta bene. Capito? Ed è già successo, già provato. Io una volta, rega, chi si ricorda, chi è da tanto che giocava con me, giocavo solo con chi era in chat. Cioè con tutti i follow, con tutti, raga. Con tutti. Tutta la mattina. Poi ho visto che la gente veniva solo per giocare. Questa cosa, dopo un po' di tempo, ha iniziato un po' a dispiacermi perché dicevo, non vengono tanto perché magari gli sono simpatico, gli piaccio come gioco, come li intrattengo, ma solo per trovare qualcuno con cui giocare. Cioè, dopo mi sono sentito anche un po' come una pezza, capito? Poi non è sempre così, ovvio che se gioco ogni tanto con voi non è più quell'idea, però diciamo che mi ha mezzo traumatizzato e boh, poi ho deciso di giocare solo con i sub, che quelli sicuramente mi supportavano proprio inside, a discapito degli altri però purtroppo. Vincenzo, grazie per il like. Capito cosa intendo, Henry? Lo so che molti di voi che comunque mi supportano tanto ci tengono a giocare, eccetera, però se poi dico sì a te, dopo vengono anche delle altre persone in chat, ehi, ma se giochi con lui allora gioca anche con me, dai, ci so... Cioè, dopo dovrei dir di no, non è giusto, capito? Se hai intrapreso questa strada è giusto così, fra, può essere il tuo lavoro, ma io lo voglio fare come lavoro, però... Non per forza allora devo giocare sempre con tutti, tutto il tempo, cioè, capito? Cioè, non sono, tra virgolette, un oggetto, capì? Che uno viene e dice giochiamo, entro e gioco. Cioè, no. Mi dispiace, ma non voglio essere così. Esatto, Adam, capito? Hai capito? Non volevo utilizzare quel termine. Ma proprio così. Ciao, Persico! Ciao, Tatone, come stai, bello mio? Ho visto che stai nerdando come un drago, Persi, sei tipo al 180, mamma mia che dragones. Ok, va bene, dai, andiamo un po' qua, andiamo a cazzeggiare. Ah, ma ho messo terzetti! Ma... Ok, raga, solo vitrio. Va bene, mi piace. Ci sto come cosa. Pronti? Mamma mia, sono già morto. Dai! Dai, venite, dai, monta! Ah, non venite più? Bene. Spacco tutti, vi spacco. Pezzi di fango. Bene, doppia, ciao. Che culo, raga. Che culo! Anche ha trovato l'arma. Che
L'arma rotta. Mi colpa, bro. Sorry. Ma che, fra? Ma che colpa? Ma secondo te, zio? Ma di cosa? Mezzo una polvere. Ricordo non c'è un soldi, c'erba magliette. In mezzo una polvere dentro. Mezzo una polvere. Invito che ti dicono qualcosa. Dai, basta. Andiamo a fare un cassaforti al. Minga! La modalità del Monti. Solo vitrio. È questa. L'ha trovata. Mamma mia. La gente sta immobile, raga. Non vede l'ora di... Mamma mia, fra, che cosa ti tira adesso se riesco. Te lo giuro. Pur di morire, giuro che... Voglio trovarti. Come si sale da questo cesso? Quello è il compagno di quei due che ho fatto, secondo me, è molto prob. Cioè, la gente spara, poi scompare. Cacca sotto. Riccardo Alessio, grazie per il like, belly! Buenos dias, muchachi! Grazie, almeno un autoresco e sono da solo, eh. Grazie. Grazie. Cassaforte aperta. Passa alle altre. Cioè, ma dove cazzo me l'ha messa, raga? Attenzione, intelligenza localizzata. Comunque, Broschi, se ancora non ho risposto in chat, ma ultimamente è troppo impegnato. Stai lavorando come un dragone, Broschi? Non ti preoccupare, fra. Ma secondo te? Non vi dovete scusare di nulla, raga. Siete sempre benvenuti. Non vi preoccupate. È ovvio che una persona non può essere sempre 100%, sempre presente, sempre a scrivere. Cioè, non vi preoccupate. Manuele, buongiorno. Bello! Oh. Sento cose. Sempre presente il persicone, sì. Il persicone è il persicone, raga. Best support number one. Sì, bro, come un drago. Come un dragones verde, proprio di Tokyo. Bravo, bravo, bro, bravo. Non molla anche te, eh. Raga, ma... gente in questo gioco qua tende a non fightare. Bah, non lo so, un po' più cacasotting, no? Che dite voi? È solo una mia visione. Ho visto uno col paracadute qua, ma hanno tirato anche l'UAV. Ma... raga, dai. Niente? No, bro, usano più tattica di te. Cioè, ah,
Ah, la chiami ancora. Ah. Ah, ho capito. Ah, ok. Insomma, funziona così nel nuovo COD. Si usa più tattica. Ok. Che palle. Avete sentito, Non c'accio qua. La gente non muore, però, Ecco, la gente non muore. Cioè, mezz'ora io ho sparato a quello. Mamma mia. Mamma mia. Piango, raga. In generale mi sembra che far grano sia dura. O forse io sbaglio land. No, no, far grano è dura. Bisogna fare le cassaforti. C'ho due luoghi che adesso sto facendo dei video che metterò su Insta e anche su TikTok. Dove ci sono due posti in cui scendi, trovi 20k e 10k, bro. Sono uno un po' hard. L'altro invece è easy, però non al 100% compare la cassa, l'ho fatta vedere prima. Che timing del cazzo. Piango, raga! Comunque io vado di 1v4 ultimamente e si fanno molte più cose. Ah, sì, però... Se la gente sta ferma, minchia, ancora più hard. Una volta li facevo anch'io, nel vecchio, ma qua la gente sta immobile. O stanno tutti attaccati, raga. Stanno tutti appiccicati. Improponibile giocare così. Provo a fare quad anch'io. Magari trovo più gente. Però... vediamo, perché se mi trova gente del mio KD eccetera, ciao belli, 4 come è, contro o giù di lì è bella tosta. Nella la polvere, ricordi non c'è un soldo, c'è bam, yette, dentro. Cioè, i primi giorni era anche divertente perché la gente andava un po' in giro, cercava di scoprire. Adesso, immobili. Immobili per vincere. Chiusi lì, nelle case, in safe. Porco due. Pensa a Teo. Ma c'ho il mandarino. Io ho capito perché gioco male. Ho capito. Senza mandarino. Che già fa?
Aspetta, va, fammi cambiare un attimo. Oh. Troppo statico, abbastanza, sì. Michele Grazberlag, bello! Buongiorno raga, buongiorno! Usate questo tempo per allenarvi. Prendete. Allora. Proviamo a rimettere predefinita. Boh, non mi li gancia più. Vedo. Vedo. Basta scherzare, inizia la vera battaglia. Belli, grazie per la che bello. Che noia veramente. Ah, sono in solo V-Quad, raga. E va. Che è sta merda? Dammi un'arma, su! Cosa? Cosa? Raga, quella kill lì, vi giuro. Vabbè, mamma. Questo gioco è ridicolo, ve lo giuro. Cioè, è fatto proprio per i bot. Proprio per i bot è fatto questo gioco. Che incazzo, raga, vi giuro, cioè. Mamma mia, che schifo.
C'è gente, no, ma... Minchia, dammi un'arma, bro, cioè, per favore. Un'arma, fra... Con questo sono andato vicino, eppure. Cioè, vero? Cioè, rimangono là. Cioè, rimangono là. Oh mio Dio. Cazzo. Sti botto, madonna santa. Pure i botto devo ammettere. Pure i botto. Solo V-Quad con gente nelle case, rega, devo ammettere che è tosta, eh. Devo ammettere che... Non capisco chi gioca e chi è bot. Ah! Gatti, navigatore, per raggiungere la nuova zona di...
Quell'immobile in casa. Basta, vi prego, basta. Sarà ancora qua? 3 minuti e mezzo devo aspettare, ma... seriamente? Dai, ma come faccio? Eccolo il timing. Il timing, rega. Il cazzo di timing, ci credete? Oh mio Dio. Ah, spaccavo tutto, eh. Ah, spaccavo tutto, ve lo giuro. Non voglio crederci. Mi è andata bene, mi è andata, eh. Sono andato dietro la colonna. No, mi lagga. Mi lagga, mi lagga. Mi lagga. Mi lagga. Ce l'avevo davanti di spalle, ma lagga. Ah, non ne posso più. Aiuto! Perché il bot è così crudele con me? Provam. 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 Provam.
Bro, what? Che palle. Dai, raga, in chat. Mamma mia, tutti addormentati oggi. Figa. Pure io, eh. Pure io. Allora, vediamo se riesco a... Mi sono accorto adesso di non aver messo il link. Giornata pop de merda. Ah. Dai, bello. Dai, andiamo. Come on. I don't know, bro. I don't know. I don't know, bro. Camperò anche io adesso. Roberto, grazie per l'aria. Adesso camperò anch'io. Tutti giocando così. Che team erano. Oh mio Dio. Che palle.
Che due coglioni. Se lo meritava Persico, era un cattivone. Purtroppo. Traiardino in pre-lobby. Minchia. Minchia. Che merda. Marilisa che per l'ex da.
Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Provo a ristartare il gioco perché mi sembra veramente una cosa impossibile quello che sto vedendo. Cioè, è veramente impossibile quello che sto vedendo. Ve lo posso giurare, cioè, non ha senso. Manu, guarda, cioè, io gli ho sparato in faccia, lui mi ha sparato ai piedi e mi ha distrutto. Guarda, io non. Sto gioco, ti giuro, c'ha proprio delle cose rotte dentro. No, non ha proprio senso. È tutta mattina che mi succedono delle robe così. Tutta la mattina, fra. Più che nell'altro gioco, in questo gioco qua sei un KD più basso, fra, la gente ti distrugge. È la stessa cosa per i passi. C'è chi ha un KD alto, rega, ed è stato verificato, ed è stato testato. Chi ha un KD alto sente meno i passi dei nemici rispetto a chi ha un KD basso, che i suoni dei passi gli vengono amplificati. Vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Quindi immagina se funziona con l'audio, immagina con i danni, fra, immagina i colpi, cioè. Praticamente in questo gioco più sei forte, più hai uno svantaggio, capito come funziona? Mamma mia, volare con te, fratello, che fai? Non so come mai. Mi tratti così. Tiro un madonnero. Oh sì. Ma notti d'inverno, l'inverno dov'è? Grazie per il like, raga. Oggi è una giornata bella tosta comunque. C'è un metodo, Adam, ma è troppo lungo, è troppo sbatti, ti giuro, c'è. C'è il metodo però per vederlo, ma c'è. Compì gli anni, secondo me è tempo che lo fai. Letteralmente. Dennis, Matteo, grazie per like, belli dei Hazza. Ciao Nico, buongiorno Tato, come stai? Come la odi, French? Che te cambia? Come l'unica cosa? Ce ne sono? Ma oggi sono in modalità Rosic pesante, Nico. Ti giuro, la gente fa di quelle robe che te non hai minimamente idea. Cioè, robe insensate, cosa che ti sparano ai piedi, ti disintegrano, te fulli in testa, non li uccidi. Esatto, Adam. No, chi è abbonato non ce l'ha pubblicità. Che minchia dici, Franci? Qua, anche se hai la sub, vedi pubblicità. Là no, bro. Dipende uno come le imposta. Se io imposto che chi ha l'abbonamento non vede pubblicità, te non le vedi. Se
Se uno invece imposta che anche se la becchi la pubblicità, le vedi. Ah. Ma dipende come le imposti, Franci. Ovvio, se vai dai big streamer che hanno 2000 aspect. Niente. Niente. Sì, anche che sia venuto dopo un certo tempo. Vabbè, fra. Dobbiamo pur vivere anche noi, eh. Dobbiamo pur magnà. Farci la pagnotta, eh. Scusa. Come guadagniamo, se no? Te lo dico perché mi hanno regalato un abbonamento e continuo a vedere pubblicità. Sì. Ma se tu, come canale, metti nelle impostazioni del tuo canale che se sei abbonato non vedi la pubblicità, non la vedi. Io qua di pubblicità ne vedo zero. E infatti, se guardi solo quell'aspetto lì, fra, andiamo male. Te lo assicuro, bro. Nell'altra piattaforma, fra, quando guardi una persona, puoi uscire, guardare i messaggi, guardare altri video, fare i cazzi tuoi perché ti si riduce l'icona. Su FB no. Su FB devi rimanere su FB, cioè ti arriva un messaggio, devi uscire dalla live. Cioè. No sense. Pubblicità farà quando la vedi, pensa che supporti il creatore. Pensala così. Io anche con FB cosa puoi fare? Ma cosa puoi fare? Non puoi uscire guardando la live fra da FB. Vai su YouTube e guarda la mia live da FB. Come fai? Niente, raga, non mi trova, porco due, ma spacco tutto. Richiudo il gioco. Mio, c'è il fatto. C'è il della NASA. Va oltre gli script di Facebook. Solo te, Franci, solo te puoi. Solo te. Perché io e l'80% dell'altra gente non può, purtroppo. Poi la musica copyright. Con l'altro. Grazie alla minchia, bisogna avere il tuo cellulare. Cioè, ti sembra normale? Nicolas, grazie per like, bello. Musiche copyright non le posso mettere, fra. E devo cantare io. Dai, ma secondo te, fra, dai. Forse sì, cambio piattaforma, Nico, gennaio. Inizio anno nuovo. Vedo quanta gente riesco a portare di là. Perché se è poca poca, farò davvero fatica a streamarli. Vediamo. Beh, per adesso. No, beh, spero di no, Nico. Però già adesso c'ho tipo 130 follow sull'altra piattaforma. Capisci che tosta, eh? Vediamo, vediamo. Cerco di portare più gente possibile, però non dipende tutto da me, capisci che.
Dipende anche quanto la gente vuole supportarmi, continuare a vedermi, seguirmi, non è facile. In che senso, Adam? Cosa vuol dire? Ciao Keno, grazie per l'hai, tato. No, no, French, no, no. Per ora sto qua e cerco di portare la gente di là. No, no, io sono su FB, bro, ancora. Però probabilmente mi sposterò, quindi se volete lasciare un follow, ben venga, raga. Cioè, continuerete a guardare i miei live, se no... Addio! Grazie, Nico. Grazie mille, tato. Ciao, Manda tutto allo Mirko. schieramento. Come Rientra stai? subito. Ciao, Marco un nemico. va bene, Nico, grazie mille. Che ho già 1000 abbonamenti. Poi per continuare a vedere spot. Minchia, ne hai 1000 e non ce l'hai a me? Mortacci 2. Gennaio fai la doppia. Sì, forse sì. Vediamo, French. Quello shark. Quello sharkone. Volentieri. Volentieri. Sì, ma poi farò un po' la mattina di qua, pomeriggio, sera di là. Cercherò di... Sì, non è che stop, mi butto là, raga, assolutamente, non si fa così. Devo cercare appunto di... perché molta gente manco lo sa di questo cambio, perché magari si collega solo la sera, solo il pomeriggio, quindi bisogna un po' stargli dietro. Cioè, manco lo sapevi te, Tato. Capito? Quindi devo un po' essere più presente. Ma non è facile. Cioè, anche poi perché alcuni non vogliono. Chi davvero mi supporta e mi vuole bene, viene, lo sa e basta. Gli altri, pace. Non posso mica portarmi tutti questo. Vi giuro, tra poco stacco. Non ho proprio più voglia di giocare, cioè. Non ho proprio più voglia. Certo, French, certo. Ma no, Adam, cioè, un conto è se vuoi seguirmi perché sono simpatico e ti piace il mio intrattenimento, bene, se no, raga, cioè, tranquilli, non vi dovete sentire in obbligo, raga, io non lo faccio mica per... Chi vuole vedermi viene di là, raga, cioè, semplice. Non voglio mica... Capito? Cioè, come dire, c'è il tuo programma preferito in TV. Lo spostano su Netflix. Se vuoi lo vai a vedere. Poi su Netflix ti fai l'abbonamento. Se no, no, ti trovi delle altre serie, capito? Cioè, non è che voglio imporre. Se vi fa piacere, mi seguite anche di là. Ma quindi se metto il seguito di là adesso. Lo vedi? Dovrei entrare dentro a chi mi ha messo il follow, bro. Visivamente adesso no. Però se vado nel mio profilo e entro la gente che ho come follower, lo vedo.
tecnicamente, poi non lo so. Poi non lo so, bello mio, perché non sono ancora tanto esperto dell'altra platform. Cioè, capito, raga, qual è il mio messaggio? Non voglio essere... Allora lo metto quando inizierai. Come preferisci? Finish. Sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. UAV nemico in volo. Ma che palla. Ok. Dov'è quello che ha tirato l'OV? Scusa, eh. Oh. Non pushi? Tutto tace. Mamma mia. Maremma, oh. Oh.
Secondo me per i singoli la mappa è troppo ampia. Chi vuole vincere si piazza al centro. Eh sì, Adam, è proprio così. Chi ha tirato l'UAV? Dai! No? Mamma mia, fra, ma dove stai, te? Cioè, sei là veramente? Cioè devo andare a fightare davvero con... Adam, basterebbe mettere i UAV a 2000 e poterli spammare quanto vuoi. Vedi che cambia tutto in singolo poi. Il problema è che loro non vogliono questo. Vogliono che la gente continui a giocare, che rimanga più viva possibile. Così la gente si diverte. Non viene uccisa in 2 secondi dai tryhardini come me, capito? Voglio favorire questa gente qua, capito? C'aveva anche le sue armi queste. E dammela. Adesso camperò io. Adesso camperò io. Che schifo, fra. Madonna, anche Teo. Vabbè, raga, c'è. Wow.
l'ho dovuto pushare io veramente, cioè 6-1. Sta fermo. Va bene, va bene. Che schifo. Ciao Daniele, come stai? Bello mio. Tutto bene, Tato? Ma sì, ma guarda Mirko. Cioè, ridicolo quello lì, ridicolo. Veramente ridicolo. Ridicoli. Na 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 na. Na na na. Wow, normale Dani, stamattina rosico come un drago purtroppo. La gente rovina sto gioco. Ciao Mitraxone! Come stai? Bello di casa! Grazie per il like, Tato! Buongiorno, come ho fatto a cambiare l'impostazione premendo solo una volta per raccogliere armi, eccetera, grazie mille. Allora, Gabriele, devi andare su controller. Secondo me sbaglio subito, aspetta, eh. Aspetta, eh. Controller. Funzionalità interagisci e ricarica. Priorità all'interazione, bro. Tutto bene, Mitrexone, a parte che sto rosicando come un drago perché la gente sta immobile in questo gioco e ti scioglie. Però per il resto tutto bene, grazie. La gente proprio ti lasera male. Ma ok, bro. Ma io non mollo, io continuo a scendere qua. Prego, Gabriele, figurati, grazie a te. Vaiò! Quanta gente c'è, oh! Ma che è? La sagra!
La sagra. Godo. Che cesto di armi, bro. Grazie, Mitrexone. Buona giornata, dato. Grazie per essere passato. Gentilissimo. Ah, ma figa, è vero che sono in due, raga. Questo qua... Distrutto. Ma quitta, guarda come quitta. Ma dov'è sto bot? Un tuo compagno è nel gulag. Chi sopravvive si guadagna un rientro. Un po' cesso. Non penso di averli fatti tutti qua. Ce n'erano parecchi. L'ho visto, va. Il tuo compagno ha perso. Non lo rivedrai più. Attenzione, l'intelligence ha localizzato diverse roccaforti. Che cavolo sono andati di là? Per forza. Parassato sarà scappato. Lo scagottino. Cagottino.
Ma ho visto qualcuno saltare o sbaglio? Ho flashato, raga. Può essere? Quello. Vado qui. Coraccio, raga. Ok. Sacca di corazze qui. Cacca di corazze. Abbiamo messo denaro, bro. Mi servono come non detto. E attività nemica come non detto. Stefano, bello mio, grazie per il like. Maxwell, grazie anche a te, tato. Buongiorno raga, buongiorno, grazie per il like, belli. Avete raggiunto la zona sicura. Ma minchia, ma vai quello. Ma porco di mora. Ma porca miseria. Come stai, Ste? T'a posto, brody? Grazie per essere passato. Questa volta ma non l'apriamo più perché c'è un pollo, bro. E ci abbiamo la taglia bloccata per 6 minuti. Pensa che pollo. Porca miseria. Tutto bene, Ste. A parte che oggi sto rosicando come un drago, che le lobby. Le lobby veramente sono insensate oggi.
Non ti resso neanche. Ma neanche. Ma neanche. Ma porco demonio. L'ho ressato che era davanti. No, vabbè, non ci voglio credere, raga. Il karma. Che devo dire? Volevo aprire lo zaino, era lui. Ma porco schifo. Sprecato 4000. Proprio buttati al cesso. Torna là, muore, guarda, eh. Il timing, cos'è il timing? Questo. Questo è il Gulag. Qui si combatte per tornare in azione. Lo so, Francesco, lo so. Però la rimetteranno una mappa piccola a marzo. Non ti preoccupare, Brody. Capisco il tuo disagio, perché è uguale anche per noi dall'altra parte dello schermo. Tu, io, fangulo. Vuoi fare il cattivo, ma sei un buono. Subito l'hai reso. Gli è andata bene, gli è andata. Va là. Porco demonio. Lo dico io. È andata proprio bene. Che palle. Ma è normale, stai normale. Cioè, anch'io volevo steccare già dopo tre partite, bro. Tre. Di numero proprio, staccare. Cioè, vabbè, 100-100. Posso manco invitarlo, Mitrix. Faccio un quartetto e arrivo a 2 ore di live, poi stacco, raga, vi giuro che la sto accusando tantissimo oggi, è disagio. Disagio. Porca miseria. Tornerà la mappa piccola, rega. Almeno sarà leggermente più frenetica. Io stacco già dopo mezza partita. Ma se giochi da solo, sì, è ancora più noioso. Se giochi col team o comunque con i tuoi amici, è già più divertente. Già passabile, perché parlate, no? Mentre percorrete i 50 chilometri. Cioè, dov'è che... Perché abbiamo questo disagio? Perché noi, essendo stati abituati a Rebirth, molti di noi, nell'ultimo anno, che era 180.000 volte frenetica, cioè andavi, ci devi, tornavi, slide, era tutto strafrenetico. Cacciare poi questo Battle Royale così ci ha... spappolato sul terreno, capito? È una questione di abitudine e ci eravamo abituati troppo bene, raga, questo è il fatto. Che MV19 con Rebirth era proprio il dinamismo più totale. Sì, si facevano più spettatori, vedo che ne fate parecchi di meno, è stato un disagio per voi. Sì, assolutamente, fra, certo, Franci. Assolutamente sì, infatti quelli che supportano di più e che ci tengono di più sono rimasti, ma cioè capisco dall'altra parte, perché minchia, annoia me giocarlo, non immagino vederlo, rega, cioè capisco, infatti apprezzo tantissimo tutti voi, rega, che comunque ci tenete, vi piace la mia compagnia, cioè questo è l'importante, ok? Perché ci saranno sempre degli alti e bassi, non potrà sempre essere tutto top.
È così, purtroppo. Apprezzo anche che passate solo per un saluto, perché so che se qualcosa non interessa Linda, cioè, che ci vuoi fa? C'è anche in TV, se vedi che c'è un canale, un film che non ti piace, cambi, capito? È normale. Usate questo tempo per allenarvi. Quelli di Activision, purtroppo... Capì? Il gioco è così. È bello, però è lento. Cioè, siamo abituati a Rebirth, è tutto frenetico. Slide, fai, su... Ma poi con Rebirth ti diverti, ma non capite... certo, Ste, ma ci credo. Minchia, a 20 secondi non riesco ad andare a pisciare. Forse sì, non lo so, spero. Eccoci, ci siamo. Ah, cazzo! Oddio, dove si sono buttati? Arfi, oh mio Dio. Dammi un'arma. Un'arma. Sicuro trovo per prendere le armi, è un casino, se trovi un campanello tre colpi se... lo so, Frank, lo so. Ciao, Trop! Grazie per lei, Tato. Mi raccomando, Rega, seguitemi anche sull'altra platform, per favore, che forse ci sposteremo. Dai.
Qua ho sbagliato io, raga. Ero andato a pisciare e mi sono andato. Che devo dire? Vai, Fly Dutchman, va a buttare. Che fica. Cazzo! Mo arrivano, dove sono morto. Pezzi di diarrea. Li hanno uccisi? Boh. Posso andare? Boh. Sono strunzi? Sì. Sono loro. 100%. Neanche la dignità mi hanno lasciato, qua niente, cioè. 500. Devo rubare le armi che lasciano lo show, cioè come sono messo male. Mamma mia. Pappa via, Michelle, pappa via. Niente. Oh là là, un altro pompa. Volete darmene un altro? Non lo so, pensate che sia così forte da lasciarne così tanti a terra? Chiedo, io chiedo, Ma com'è sotto? Bestia. Così qui robi lì. Nice. Munizioni qui. UAV nemico. Poi. Eccolo qui poi. Ciao Luca, come stai? Bene? Oh. Sta a posto? 10.000 c'ho. Minchia, mi compro 50 armi. Ciao. Ah, ah. Oh, cazzo, io. Come stai bello. Basta. Ancora. Di là? Vabbè. Vabbè, la gente non sta bene. Problemi c'ha? Finito? Siamo? Ok. Oh, oh! Ma che fa? Allora. Uno. E due. Dobbiamo andare là. Cosa dobbiamo fare? Attività nemica. Attività del tutto. Mizzega. Lo vedo, lo vedo.
Basta. Per oggi basta. Mi sono rotto i coglioni. Mamma mia, la gente. Va bene, raga. Io stacco. Ci becchiamo forse oggi pomeriggio con un'altra live bellissima come questa. Mi raccomando, non mancate per altre rosicate. Grazie mille per chi è rimasto. Grazie per i like, i commenti e le condivisioni. Un bacione da Monty Python. Vi auguro un buon pranzetto e una buona giornata. Ciao, raga. Ci vediamo più tardi. Ciao.